nuovo video TuttoTech. Quest'oggi ci siamo riuniti noi della TuttoTech per presentarvi un prodotto, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace perché aiuta il canale a diventare sempre più virale in mezzo a questo turbinio di video di YouTube e naturalmente attivare la campanella così da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Altra cosa, se volete veramente aiutarci a crescere come canale, è stato attivato il tasto grazie sul quale potete fare delle donazioni totalmente libere. Se volete farlo, ci date una mano a progredire nel nostro operato. Detto questo, ragazzi, lascio la parola a Marco che vi presenta il prodotto di oggi. Oggi parliamo di un prodotto del marchio Netatmo ed è un Smart Weather Station, quindi una stazione meteorologica. Stazione meteorologica per casa. A un primo impatto già Miki ha fatto l'unboxing. L'avete visto all'inizio del video, quindi esattamente. La roba che c'è dentro è quella che vi presenteremo in questo momento, ma l'avete già vista prima. Prego. Linee veramente molto belle, fini da parte di Netatmo. Abbiamo plastica comunque, ma di ottima qualità. Sì, sembra quasi alluminio. Sì, cioè, esatto. O forse è alluminio. A me sembra alluminio, nella parte sopra e sotto sembra plastica. Sopra è plastica, ma qua è anche freddo come... Sì, come l'alluminio. Quindi, bravo, sì. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro. Materiali di pregio, naturalmente Netatmo non è che si può perdere via a fare dei prodottini così. Esatto, abbiamo nella parte posteriore l'attacco per l'alimentazione, è compreso naturalmente all'interno l'alimentatore. Poi abbiamo due pile da poter inserire nell'altro modulo, poi andremo a vedere tutti i posizionamenti dei due gadget, diciamo, dove andarli a mettere. Abbiamo un tassello e una vite per poterlo andare a fissare sul muro esterno, quindi con la vite l'andremo a infilare in questa scanalatura che c'è dietro al modulo. All'interno trovate anche questo laccetto in velcro. Serve per poter assicurare il vostro sensore esterno. Se per caso non avete una superficie piana dove poter mettere il tassello e quindi assicurare il sensore esterno, potete avvolgerlo ad un palo, piuttosto che magari avete una veranda o qualcosa, lo potete avvolgere fisicamente in questo modo e assicurarlo al palo. Ed è la stessa cosa di avere la vite. E poi abbiamo le nostre istruzioni anche in italiano. Diciamo che il prodotto intanto è compatibile con la nostra assistente vocale, vi avete la possibilità di collegarla a quest'ultima e in più potete farla interagire con ad esempio il sensibo, quindi se rileva che la temperatura esterna o quella interna arriva a 30 gradi, gli potete dire attenzione, fai partire l'automatismo e fai partire il climatizzatore. Insomma, ci si può sbizzarrire. Oltre a questo potete avere tante altre informazioni, se l'aria in casa è salubre, se le temperature sono quelle giuste, insomma, da tutta una serie di informazioni. Esatto, anche per l'esterno, pressione atmosferica, la qualità dell'aria. Comunque tutti i dettagli adesso li andremo a vedere direttamente dall'app. Questo è il sensore, molto più ridotto come dimensione. Allora, prendete il sensore, lo ruotate in senso antiorario, tirate fuori questo, troverete due viti, le svitate completamente per poter poi alloggiare al suo interno le batterie che sono in dotazione. Come vedete, una volta svitate c'è la fessura per mettere le due batterie. Una volta inserite le batterie al suo interno, richiudete con le viti. Mi appoggio per comodità. Tutta questa operazione è un po' macchinosa, ma secondo noi è stato fatto per rendere più impermeabile il prodotto, visto che dovrà stare all'esterno, almeno non si hanno problemi di sorta. Adesso vi faremo vedere. Intanto il prodotto lampeggia di verde. Si presume sia andato in pairing e lo riavvitate in senso orario. Non vi spaventate, la prima volta che andate a staccare questo sembra che avete smontato tutto, mentre spaccato, invece proprio spaccato, sì, perché sentite proprio crac! E invece non vi preoccupate, è una cosa normale. Questo ha smesso di lampeggiare, quindi probabilmente ha solamente fatto una ricerca magari del suo dispositivo principale. Adesso colleghiamo il dispositivo principale. Parte posteriore, come diceva prima Marco, andiamo ad inserire il suo alimentatore, si è acceso. Sinceramente a livello estetico per adesso, almeno a me personalmente, piace parecchio.
Adesso Marco scarica l'applicazione e vi fa vedere come configurarlo. Allora, intanto andate a scaricare sull'App Store o sul Play Store l'app Netatmo Weather. Avendo già un account Netatmo tramite l'app Netatmo Energy, vado a cliccare su "Hai già un account Netatmo? Login". Nel caso in cui non ce l'aveste, basterà crearsi il proprio account. Inserisco le credenziali e ci vediamo dopo. Ora andiamo a seguire le istruzioni, quindi andiamo a collegare il modulo grande, quindi quello dove viene attaccata l'alimentazione, alla presa di corrente, e l'abbiamo già fatto. Schiacciamo avvia. Bisogna tenere premuta la parte superiore della stazione finché la luce non lampeggia in blu o in bianco. In questo momento ha iniziato a lampeggiare in bianco. Ci invita ad attivare il Bluetooth, ci chiede di attivare i servizi di localizzazione perché poi, come andremo a vedere, ci darà le temperature proprio della nostra zona in maniera precisa, appoggiandosi ai siti weather.com, YR e Weather Pro. Direi il più famoso Weather Pro. Gli diamo il consenso ad accedere alla posizione ed ora ci dice: "La tua stazione è avviata, ti preghiamo di aspettare". Ci chiede di accoppiare il telefono col prodotto e ci chiede l'accesso ai contatti e alla cronologia delle chiamate. Sinceramente non troviamo l'utilità per consentirglielo, quindi non lo flaghiamo e diciamo "associa". Complimenti, stiamo procedendo alla configurazione wifi della stazione. Diamo continua. Vi raccomandiamo, anche se non è specificato nei passi guidati dell'app, di connettervi al vostro wifi di casa, in quanto prima, non essendo connesso, ci dava un errore di aggiornamento del firmware. Invece adesso c'è uscito aggiornamento in corso. Finiamo e ci vediamo dopo. Ci ha chiesto di inserire le credenziali della password del wifi e in un attimo la configurazione è finita, in quanto è andata a buon fine, ha rilevato il prodotto. L'unica parte un po' più lunga è stata quando ho dovuto aggiornare il firmware, però per il resto invece è stata abbastanza veloce. Andiamo, prosegui. Ok, allora, sono due app diverse, la Netatmo Energy e la Netatmo Weather, però riconosce la casa, perché questa è la casa che avevo creato sulla Netatmo Energy. Gli dico che si trova lì il prodotto, ci fa il check del controllo delle batterie del modulo esterno, come abbiamo già visto prima. Una volta cliccato sul pulsante fine, se non dovesse dare segni di vita, vi basterà semplicemente chiudere e riaprire l'app e subito vi compare la schermata del prodotto. Quindi, che cosa abbiamo in questa schermata? Allora, tenete presente che abbiamo appena messo il sensore esterno fuori, quindi per adesso segnala 25 gradi. In casa, mi sembra un po' esagerato, dice che ci sono 31 gradi e 6, ma vi posso garantire che non è così, si staranno settando, e in più dà come qualità dell'aria all'interno buona. Sotto avete tutti i vari parametri di anidride carbonica, vivace, umidità, eccetera, eccetera. Nella parte sopra c'è le previsioni meteo, quindi le potete far scorrere. Dopodiché abbiamo la qualità dell'aria, come vi dicevo prima, un po' più nello specifico. Abbiamo la custodia protettiva, ci cercano di vendere anche quella. Le altre informazioni. Anche dopodiché questo. Il pluviometro, se per caso lo volete comprare. O se ne volete, abbiamo anche l'anemometro, che serve per misurare il vento, la velocità del vento. Ma Marco ha attivato la funzione che, se per caso il vento dovesse superare determinati parametri, il sensore esterno invierà un messaggio dicendo: "Attenzione, guarda che il vento è veramente troppo forte". E poi nell'ultima schermata, ma non ve la faccio vedere, c'è la cartina di dove è posizionata la casa. Quindi, come vedete, qui ci sono tutte poi le specifiche, quindi gestisci la mia casa, i grafici, insomma tutte le informazioni che solitamente vengono riportate nelle applicazioni. Allora, dopo già un minuto i gradi stanno iniziando a scendere lentamente, siamo praticamente certi che sia proprio una questione di adattamento, di settaggio dei due dispositivi e che quindi magari nell'arco di un'oretta più o meno vadano proprio ad indicare i dati precisi. Bene, siamo tornati in diretta, diciamo, passateci il termine, usiamo un termine televisivo. Quello che volevo farvi vedere un po' più nello specifico è l'accetto di prima che vi dicevamo.
Lo andate ad inserire nell'asola dove andrebbe messa la testa della vite, lo sollevate e quindi poi lo fissate dove volete. E avete la possibilità, come vi dicevamo prima, di farlo riconoscere anche al vostro assistente vocale, per poi dopo avere una serie di combinazioni con il climatizzatore, il termostato di casa e chi più ne ha più ne metta. Esteticamente e a livello costruttivo il prodotto ci sembra veramente eccezionale, veramente ben fatto, l'estetica poi è accattivante, si sposa bene con qualsiasi ambiente secondo noi, a meno che non abbiate un Luigi 16 che quindi va in contrasto con la modernità del prodotto, ma non penso che in tanti abbiate un Luigi 16, io ho un Luigi 17, quindi già va bene. Il prodotto adesso lo porterà a casa Marco, lo testerà per un bel po' di tempo, dopodiché magari creerà un video se non avrà la possibilità di venire qui perché ha un po' di impegni lavorativi come già vi ho accennato. Comunque in tutto ciò, passati neanche da altri 2 minuti, il modulo interno è sui 25 gradi. Quindi come vedete io non sono fuori legge, sta scendendo, sì, prima che qualcuno mi denuncia. Sì. Comunque ragazzi, adesso passiamo alla nota del prezzo, che di solito è quella dolente, però se tenete presente tutto quello che può fare questi due bussolotti, il prezzo su Amazon, perché naturalmente l'abbiamo acquistato dal nostro caro amico Amazon, è di €149,99. Vi lasciamo qui sotto naturalmente il link in descrizione, se ci cliccate sopra anche in questo caso ci potete aiutare a crescere perché siamo affiliati a Amazon, ma a voi costa zero proprio, e a noi invece ci arriva una piccolissima percentuale, ma che nell'insieme ci può aiutare e poi dopo poter acquistare altri prodotti da presentarvi. A tal proposito, se per caso avete in mente, vi abbiamo già invitato a fare questa cosa, qualcuno l'ha fatto, qualcuno no, se qualcuno ha in mente qualche prodotto che vorrebbe vedere, prodotto smart piuttosto che, e naturalmente rimanendo in un ambito di prezzo sotto i €200, vedremo di accontentarvi. Questo per esempio era un prodotto che ci aveva segnalato già una persona dicendo ma a me interesserebbe perché ho una villetta eccetera eccetera, quindi ringraziamo la persona che non mi ricordo il nome sinceramente, figuraccia che ho fatto, però vi posso garantire che la persona adesso che vedrà il video spero sia soddisfatta. No, fateci sapere veramente, cioè siamo a disposizione per poter testare oltre anche magari a prodotti di smart home anche proprio a livello tecnologico, magari piccole curiosità che uno ce l'ha nella lista dei desideri di Amazon e dice però sì, mi piacerebbe prenderlo, però le opinioni che sono proprio eccezionali, noi magari lo potremmo testare per voi. E io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!